song for the broken hearted. Believe it. It's my life. Amici appassionati di calcio dilettantistico, benvenuti al campo sportivo La Selva di Filattiera. È la decima giornata di seconda categoria in campo filattierese e villafranchese. La formazione di De Angeli, reduce da due pareggi consecutivi, non ha ancora trovato la vittoria in questo campionato qui, tra le mura domestiche, e non vince dal 13 di ottobre nel derby contro il Pontremoli, e oggi in un altro derby affronta una villafranchese in grande forma, reduce da 8 risultati utili consecutivi, da 3 vittorie consecutive, che nell'ultimo turno, vincendo contro il Monzone, si è posizionata al terzo posto in classifica alle spalle di Fivizzanese, di Migliarino Vecchiano. Insomma, è una partita che ci si aspetta essere molto bella, molto emozionante, con le formazioni che vedete in grafica. La filattierese si schiera con Gavellotti in porta, Venuti, il grande ex della partita, Surace e Milone, insieme a Segnani in difesa, con Scarpa, Angelotti, Taddeucci e Passeri in mezzo al campo. Davanti, assieme a Rolla, gioca capitano Roberto Mori, risponde la villafranchese di Conti, che recupera Caroli, Nieri dalla panchina e Petazzoni, e quindi gioca con Licia in porta, Luca Caroli a destra con Ciuffani e Simone Conti in mezzo, Iorfida a sinistra, Manganelli, Ortelli in mediana con Baldassini, Petazzoni e Bresciani alle spalle di Conedera. Dirige la gara Mattia D'Agnese della sezione di Pontedera, squadre che si stanno salutando al centro del campo. È la seconda sfida in questa stagione tra queste due squadre, la prima nel derby di Coppa al Bottero, era all'inizio della stagione, almeno a metà settembre, con la villafranchese che ha vinto per 2-1 quella partita. Ma oggi è un'altra storia, che inizia con il primo possesso giallo-nero. Manganelli perde il pallone e regala l'opportunità di attaccare alla filattierese. Scarpa mette giù e tocca all'indietro dalle parti di Venuti, pressing di Corredera, regolare secondo l'arbitro, si muove Petazzoni, il Corriere lo serve, in area di rigore, Petazzoni con il sinistro, buca subito Gavellotti, 30 secondi sono passati dal calcio d'inizio e Petazzoni segna il primo gol in maglia giallo-nera in una giornata delicatissima e importantissima per la stagione delle Vespe. Dopo 30 secondi si è già sbloccato il match della Selva. Un po' di proteste per il mancato fischio nel contrasto tra Conedera e Venuti. Secondo D'Agnese però era tutto regolare, è molto intelligente Petazzoni ad allargarsi per ricevere il passaggio di Conedera, e poi con il sinistro potentissimo sotto la traversa ha portato avanti la villafranchese. Attacca ancora con Petazzoni, che va in profondità a cercare Conedera, partito alle spalle però della difesa di De Angeli, quindi sarà calcio di punizione in favore della villafranchese, che è partita fortissima. Può rispondere ora la filattierese, con il pallone che poi diventa buono per Bresciani. Sta cominciando a prendere ritmo il numero 10 giallo-nero, segnato nell'ultima contro il Monzone, è quota 4 gol in campionato. Se arriva in piena forma anche il numero 10, una cosa molto buona per la villafranchese. Gavellotti va a lungo a cercare Mori, che pizzica bene il pallone, Scarpa di sponda verso Angelotti, entra ancora per il numero 7 Mori, buona giocata con Rolla che libera ancora Scarpa, murato c'è Passeri che cerca il pallone sul secondo palo, Iorfida chiude la diagonale, palla ancora lì, Scarpa cerca il destro che finisce alto sulla traversa di Liccia. Caroli, palla di nuovo in corsia, c'è Petazzoni che prova a mettere il cross dentro, anticipo di Surace
su con Edera, insiste però alla Villa Francese, ancora con Caroli. Dice la lui Pettazzoni e Baldassini, servito Ortelli che imbuca a cercare con Edera, spara alla porta, non controlla. Allontana Milone, ma arriva Iorfida, pressing alto della Villa Francese, il tocco di scarpa, la rimessa sarà per le Vespe. Entra il corpo di Pettazzoni per liberarsi della marcatura di Angelotti, poi va centralmente su Race, capisce tutto, allontana Ciuffani di testa, il possesso è ancora per le Vespe. Ortelli, apertura dalle parti di Baldassini che deve tenere questo pallone, pressato, finisce giù con un fallo di Segnani, calcio di punizione per la Villa Francese che dopo il vantaggio vuole continuare a spingere sull'acceleratore. Sale anche Iorfida per questo calcio piazzato, del quale ovviamente se ne incarica Caroli. Parte con il traversone che è un'apertura dalle parti di Bresciani, uno contro uno con Venuti, arriva anche Scarpa, Bresciani lo salta, mette il cross che diventa quasi un tiro, Gavellotti lo battezza fuori e dà ragione la Terese, che fin qui ha vinto due partite, la già citata vittoria in trasferta contro il Pontremoli per 2-1 e poi un altro 2-1 alla prima giornata in casa della Folgore Segromigno, mentre qui alla Selva non ha ancora trovato i tre punti ma non ha ancora perso, quindi quattro pareggi nelle quattro partite giocate qui alla Selva. La situazione giallo-verde non trova i tre punti in campionato in casa dal 21 aprile scorso con la vittoria contro il Ricortola per 2-1. Qui calcio d'angolo per la Villa Terese, c'è stata una deviazione sulla conclusione di Taddeucci, ora va a ricevere al limite, uno scambio con il suo compagno che mette il traversone sul secondo palo, prova a colpire di testa, poi Mori rovesciata, palla sul fondo, acrobazia del capitano giallo-verde che però termina a lato. È rimasto a terra l'attaccante della Villa Terese. Si rialza, non tutto ok, si prosegue con Edera, su di lui c'è Venuti, ottimo intervento del numero 2, Scarpa non controlla, la rimessa laterale sarà per le Vespe. Matteo Iorfida va a cercare Pettazzoni, però a toccare non riesce, Iorfida ancora, Bresciani, Pettazzoni provano a chiudere l'1-2, l'ultimo tocco è di un giocatore giallo-nero, la rimessa sarà per la Villa Terese. Lancio di Surace, protagonista con la maglia giallonera della promozione delle Vespe in seconda categoria due stagioni fa, è passata al Mulazzo e quindi da pochi giorni veste la maglia della Villa Terese, un rinforzo importante sicuramente per la retroguardia giallo-verde. Sportività, Scarpa restituisce il pallone alle Vespe. Ciuffani, Caroli prova a giocare in avanti a cercare Pettazzoni, in questo caso si pesta un po' i piedi con Edera, nel possesso sarà giallo-verde. Surace trova Ortelli che mette giù con grande calma. Ortelli che ha giocato una partita spettacolare contro il Monzone, pardon. E insieme a Manganello formano una coppia di centrocampisti. Tutto rispetto per questa categoria. Milone tocca indietro dalle parti di Gavellotti. Pressing di Bresciani che costringe un po' alla fretta Gavellotti, regala la rimessa laterale alle Vespe. Batte Iorfida, tutto solo Bresciani, controllo, un tocco e poi il cross, deviazione, calcio d'angolo.
Dalla bandierina va Caroli. Col traversone basso sul primo palo che passa. Gavellotti inchioda il pallone con i guantoni. E poi gioca subito a sinistra dalle parti di Passeri. Rientra sul destro l'ex giocatore del Serricciolo, che tocca centralmente ma non trova compagni, trova solo Ortelli, quindi Bresciani. Si sovrappone gli Orfida. Petazzoni con il tacco, ha trovato una magia, ma non ha trovato con Idera. È uscito palla al piede su Race, che trova Passeri. Milone, pressato da Baldassini, rischia un po' Milone, alla fine la rimessa è per le Vespe. Pressing che funziona, occhio perché Gavellotti è fuori dai pali. Palla per Conedera che prova a sorprendere il portiere della Filatterese. Con coraggio, ma la palla finisce direttamente in out. Doppietta per Conedera nell'ultima partita contro il Monzone, decisiva per trovare i tre punti. C'è un fallo ai danni di Orfida. Sarà calcio di punizione per la Filatterese, per la Villa Franchese, perdon. Nello scorso campionato qui finì 1-1 con Dimporzano su punizione a rispondere al vantaggio su rigore di Conedera, mentre al ritorno al Bottero la Filatterese sbancò per 1-0 con un decisivo Micheli. Intanto la conclusione con il destro di Passeri, blocca in due tempi Liccia, primo squillo del numero 18 giallo-verde. Orfida prova Bresciani, controlla benissimo il pallone, poi viene toccato con un fallo con conseguente ammonizione per Scarpa, se non l'ho visto male. Conti gioca un po' a caso in avanti, prova a colpire, poi rolla, arriva di nuovo Simone Conti, dentro per Petazzoni che pizzica il pallone, è partito Bresciani alle spalle di Venuti. Bresciani con il tacco, ancora per Petazzoni, giocata splendida ancora di ritorno per Bresciani, che prova a mettere il cross. Non ha ancora fatto una giocata semplice Petazzoni, cerca sempre il ricamo, il tocco di fino. Una pedina notevole aggiunta allo scacchiere tattico della Villa Franchese in corsa. Ricordiamo, è arrivato poche settimane fa Petazzoni. Qui prova a mettere il cross Baldassini, sarà calcio d'angolo per la Villa Franchese. Va a battere Bresciani. Con il pallone sul primo palo allontanato, prova ad impegnarsi Caroli e lo tiene in campo. Non si accontenta della rimessa laterale, poi gioca un po' a casa in avanti. E regala il possesso alla Filatterese. Taddeucci, Angelotti allarga su Venuti, lascia a Scarpa, prova ad inserire per Venuti, poi Orfida, buona la sua chiusura, alla fine l'ultimo tocco è di Scarpa. Attenzione perché viene espulso Scarpa, incredibile, così all'improvviso, non ci ha pensato due volte il direttore di gara. Ha espulso il numero 7 della Filatterese, probabilmente qualche parola di troppo uscita dalla bocca di Scarpa nei confronti dell'arbitro. Fatto sta che la Filatterese, oltre al gol di differenza, ha anche un giocatore in meno. Si complica di parecchio la situazione per gli uomini di De Angeli. Gavellotti sul pressing di Conedera, allontana la palla, cercare però un suo compagno che non c'è. Fallo di More, danni di Manganelli. Villa Franchese che ora deve essere matura e intelligente
e cercare di chiudere il prima possibile la partita. Caroli, zona cross, lungo sul secondo palo, a cercare Corredera che fa da torre, prova ad arrivare Baldassini, palla che rimane lì, Petazzoni non riesce a controllare, Angelotti sbaglia l'apertura e regala rimessa laterale alle Vespe. Non siamo alla mezz'ora, poco oltre, del primo tempo, della Franchese avanti di un gol e di un uomo. Caroli, cross lungo sul secondo palo verso Bresciani, che mette giù. Bresciani la rigioca al centro per Baldassini, che trova il 2-0 per la Villa Franchese. Dopo 5 minuti dall'espulsione di Scarpa, la formazione di Conti trova il raddoppio e prova a mettere in cassaforte la partita. Grande cambio di gioco di Caroli, stop perfetto di Bresciani, e con grande intelligenza la mette all'indietro per Baldassini, che buca Gavellotti per il 2-0 della Villa Franchese, il secondo gol in campionato di Baldassini, che soltanto nei derby aveva già timbrato il cartellino contro la Fivizzanese all'esordio, anche lì il gol del momentaneo 2-0. Ovviamente la Villa Franchese spera che non vada a finire come in buona circostanza, perché alla fine fu la Fivizzanese a prendersi i 3 punti. Ma qui ancora Petazzoni, Bresciani, giocano alla grande quei due lì. Bresciani, apertura dall'altra parte, cercare Baldassini, fuori misura. Parlano la stessa lingua calcistica Petazzoni e Bresciani. Baldassini prova ad impegnarsi, arriva su questo pallone, gioca dentro per Corredera, deviazione, calcio d'angolo, chiede un fallo di mano il numero 9 giallo nero, ma per l'arbitro semplice corner in favore delle Vespe, e ne portano 5 dentro l'area di rigore. Parte Bresciani con il sinistro, Gavellotti allontana, poi c'è Caroli che torna dietro, addirittura si riparte da Liccia, fin qui quasi inoperoso in questo primo tempo. Qui la Villa Franchese fin da subito imposto il suo gioco e il suo ritmo. Ovviamente ha aiutato tutto ciò il fatto di aver sbloccato subito la partita dopo 30 secondi. Corredera, apertura in corsia, Iorfida per riempire l'area di rigore. Corredera, il tocco arretrato su Petazzoni, cross con il sinistro lungo sul secondo palo, non arriva nessuno a raccogliere la sfera. Surace va a cercare le punte, tocco centrale verso Mori, la conclusione poi di Passeri, abbondantemente larga. Però dopo qualche minuto di sofferenza si è rifatta vedere davanti la Filatterese. Iorfida, cross per Corredera che prova a pizzicare, cercare il primo palo con la sfera che esce di poco alla destra di Gavellotti. Milone, Surace, Angelotti alza la testa, manda in verticale a cercare Rolla, spara la porta, poi viene messo giù con un fallo e calcio di punizione dal limite, da buona posizione per la Filatterese. Parte Angelotti con il destro, l'ha toccata forse Liccia e l'ha mandata sul palo, è l'occasione più importante del primo tempo della Filatterese, proprio sul finale di tempo, con la punizione all'angolo di Angelotti e la risposta enorme di Liccia. Poi è andato Bresciani a mettere il cross, il rimpallo, ecco il traversone, deviazione e Gavellotti. In questo secondo tempo la Filatterese deve provare quantomeno a sbilanciarsi per tentare di rientrare in partita, ma la Villa Franchese sembra in totale controllo fin qui dei ritmi di questa partita, nel doppio vantaggio firmato Petazzoni-Baldassini e soprattutto per la superiorità numerica causata dall'espulsione per proteste arrivata alla mezz'ora da parte di Scarpa. C'è un fallo di Baldassini e danni di Segnani.
Oh, secondo me rolla, si ferma. L'ex giocatore del Follo allarga bene a destra dalle parti di Venuti. Ecco il traversone al centro, primo palo, prova a girare Mori e lì c'è due tempi, la blocca Mori dal 2017, 7 anni qui a Filattiera con più di 50 gol segnati, ormai una leggenda del club giallo-verde. Bresciani con l'esterno va a cercare Petazzoni, palla che gli arriva, poi con il tacco trova Baldassini, palla che rimane lì e Bresciani fa 3-0 per la Villa Franchese. Al 50° arriva la firma anche del numero 10, secondo gol consecutivo, il quinto in campionato. Rivediamo il tocco di Petazzoni, anticipato Baldassini, ma da lì Bresciani è una sentenza con il sinistro, lascia di sasso Gabellotti e la Villa Franchese va sul più 3 subito. Inizia il secondo tempo, era fondamentale mettere un altro tassello tra sé e la Filattierese per evitare poi che la partita potesse prendere una piega strana e riaprirsi in qualche modo. Adesso sembra piuttosto indirizzata, anche se si sa nel calcio nulla è scritto fino al fischio finale. La rimessa laterale in favore delle Vespe, giocano con Caroli, il tocco di Passeri, poi un tocco di mano forse di Rolla, lascia giocare l'arbitro alla morbida di Passeri, al limite Rolla in un tocco e tiro, lì c'è due tempi. Apertura di Manganelli, va a cercare Bresciani che rientra sul sinistro, lo fa girare lungo sul secondo palo, cade a terra con Edera, tutto regolare secondo l'arbitro. Si ripartirà con il possesso per le Vespe che effettuano un cambio, esce un applauditissimo Petazzoni e ha segnato il primo gol con la maglia giallonera e ha distribuito calcio fino alla sua uscita dal campo. Al suo posto entra Firmini. Rinvio di Liccia, subito Firmini prova a lottare questo pallone, Milone, sterzata, poi cerca di far passare il pallone, arriva Iorfida, anche lui grande ex della partita, scorso anno a Filattiera, da quest'estate veste la maglia giallo-nera. Con Edera prova a toccare su Firmini, Venuti in qualche modo e il pallone finisce in calcio d'angolo. Va Caroli dalla bandierina all'attesa che passa e Baldassini prova a colpire con il pallone che si impenna e cade tra i guantoni di Gabellotti. Rolla prende posizione bene su Ciuffani, Mascia, tocco dentro ancora per Passeri che prova a passare, subentra Segnani, un passo su Manganelli, ancora Passeri, sterza, tocca verso Mascia che se la sposta sul sinistro, prova a imbucare ma non sfonda, Ortelli, Bresciani, Manganelli, è uscita alla grande la Villa Franchese. Dall'altra parte con Edera, vicino a lui c'è Bresciani, il pallone per il numero 10, in area di rigore Bresciani, cerca l'assist, secondo palo con Edera la risposta di Gabellotti ad evitare il quarto gol giallo-nero. Contropiede perfetto della Villa Franchese condotto da Manganelli, per poco non finalizzato da Conedera, una grande palla servita lì
da Bresciani. Mi sbaglio, il tocco Mascia. Sarà possesso per le Vespe. In totale controllo della partita, praticamente dal primo minuto. Caroli dentro ancora per Bresciani, che mette l'assist. Deviazione di Milone. Sarà calcio d'angolo per la Villa Franchese, battuto subito. Si è avvicinato Caroli, vicino a Lucia Bresciani. Palla di ritorno per il numero 10. Sinistro, strozzato sul primo palo. Ha calciato male in questo caso Bresciani. Altro cambio per le Vespe, fuori Baldassini, dentro Orsoni. Baldassini autore del gol del momentaneo 0-2. Rilancio di Gavellotti. Ciuffani, molto preciso con l'apertura verso Iorfida. Manganelli, pressato da Passeri, tiene bene il pallone Manganelli, poi tocca all'indietro dalle parti di Conti, che non controlla però, e regala la rimessa laterale alla Filattierese. Passeri, zona cross, eccolo che arriva morbido al centro, deviazione di Mascia. Forse ha pizzicato il palo il pallone. È finito sul fondo, opportunità per la Filattierese di rientrare in partita, quantomeno di provare a farlo. Adesso prova a crederci un po' di più la formazione di De Angeli, che attacca con Milone. Ottima giocata, prova a sfondare, viene messo giù con un fallo e sarà calcio di punizione per la Filattierese, che ha avuto l'occasione dell'1-3 con Mascia pochi minuti fa. C'è Surace, Segnani e Passeri sul pallone. Va la conclusione di Segnani, bloccata in due tempi da Liccia. Da quella posizione più o meno di Imporzano, lo scorso anno la mise all'incrocio dei pali nel già citato 1-1. Prova a passare Orsoni, fermato da Venuti. Fallo di Orsoni, possesso giallo-verde, già battuto da Gavellotti il calcio di punizione. Poi rolla, prova a pizzicare, arriva Conti, ottima chiusura. Poi Ciuffani va in verticale a cercare Conedera, il tocco di Dalle Lucche. Taddeucci, Segnani, ancora Taddeucci, prova a giocare un po' palla a terra la Filattierese. Mascia, Venuti in verticale, non sfonda. Iorfida, Mascia in qualche modo aggancia, poi tocca all'indietro. Dalle Lucche in avanti, Ortelli, una giocata assolutamente non voluta ma estremamente efficace. Poi Caroli non controlla, a fretta e tempi Passeri. Uno due con Surace, tunnel di Passeri, con il destro poi ha provato una conclusione. Bella giocata del classe 2004 della Filattierese, con coraggio, dribbling e tiro, impreciso però. Mascia verso Passeri, Taddeucci, prova il destro, deviato, sarà calcio d'angolo. Dalla bandierina va Segnani. Traversone sul primo palo, deviazione di Surace, ma secondo l'arbitro c'è stata un'altra deviazione e sarà calcio d'angolo. Traversone sul primo palo, deviazione di Ortelli e sarà rimessa laterale per la Filattierese dalla fascia opposta, già battuta. Prova a passare Angelotti, fermato Segnani.
zona cross, eccolo che arriva, deviazione, Ortelli allontana Villafranchese, si è un po' abbassato in questi minuti. Bresciani fermato con un fallo. Batte passi della rimessa laterale. Prova a sfondare sulla destra la fila Teresi con questo traversone deviato. Sarà corner. Per i ragazzi di De Angeli, fa segnali dalla bandierina, palla a cercare Surace che pizzica il pallone e sul secondo palo in tuffo Tozzi segna il gol dell'1-3 a 10 minuti dalla fine. Prova a scuotere questo finale la fila Terese, deviazione di Surace prima e di Tozzi poi, e per il gol dell'1-3 e la fila Terese con orgoglio è ancora dentro la partita. Vediamo come reagisce ora la Villafranchese che attacca immediatamente con Bresciani. Rientra sul sinistro Bresciani, gioca centralmente a cercare Firmini, su di lui il difensore Orsoni, prova a sfondare, poi lascia con il tacco con Edera, se la sposta sul sinistro, incrocia con Edera, ma trova i guantoni di Gavellotti. Rilancio poi dell'estremo difensore giallo-verde, passa di prova a controllare, poi Conti allontana un po' in affanno la difesa della Villafranchese, che dopo una partita in totale controllo sta soffrendo un pochino in questo momento. No, ma era bello quello per la grinta che ci metteva. No, poi non era male. Era anche bravino. Batte Segnani a cercare Rolla. Prova a difendersi, spara la porta ma non riesce. Ripartenza di Bresciani. Rientra sul sinistro, alza la testa, aspetta movimenti e cambia gioco. Molto preciso su Firmini. Si riempie l'area di rigore. Firmini rientra sul destro, mette il pallone al centro, deviazione nella propria porta di Dalle Lucche, 1-4 a filattiera, la Villafranchese ritorna sul più 3, autogol sfortunatissimo del classe 2006 che la incastra all'incrocio ma della propria porta, cross interessante di Firmini, Dalle Lucche trova una sfortunata deviazione e quindi la Villafranchese a 4 minuti dal 90esimo ritorna a condurre sul più 3. Passeri, Milone prova ad allargare, Ortelli, ripartenza giallo-nera, un 3 contro 3, il tocco in verticale a cercare Conedera, di punta Conedera, prova a sorprendere Gavellotti, la palla che esce, Villafranchese che con questa vittoria sale a quota 19 punti in classifica, rimane saldamente al terzo posto alle spalle di Migliarino Vecchiano e Fivizzanese, sale a quota 9 risultati utili consecutivi. Insomma, si aprono prospettive interessanti per le Vespe, soprattutto perché dopo questa partita gli impegni, saranno un pochettino più morbidi per la formazione di Conti. Ovvio, ogni partita è storia a sé e ogni partita va affrontata come se fosse una finale, ma dopo aver giocato contro le migliori del campionato ci saranno scontri un pochino più morbidi a partire dalla settimana prossima contro il Dallas Romagnano, poi la Pieve San Paolo, il Ricorto, la Folgore Segrominio e il Corsanico per chiudere il girone d'andata. Intanto Segnani prova a crossare, gli orfida la Champoli, rovesciata di Rolla, facile per Liccia, 5 partite abbastanza alla portata per chiudere il girone d'andata e l'anno solare per poi ripartire nel 2025 con gli scontri diretti con Fivizzanese, Caranese Giovani, Migliarino Vecchiano. Ma insomma, parlando del presente, la Villafranchese sembra che stia trovando una quadra, una continuità di risultati ma soprattutto di 3 punti, e questa sarebbe la quarta vittoria consecutiva, il secondo derby vinto consecutivo dopo quello contro il Monzone.
7 gol segnati in 2 partite. E attacca ancora con Orsoni. Dentro per Bresciani. Non riesce a controllare per un attimo. Mascia allontana, pressato da Formentini. Due coetanei, entrambi classe 2003. Alla fine Mascia riconquista il pallone. Quindi Caroli all'indietro dalle parti di Conti. Amministra il possesso in attesa del fischio finale la Villa Francese. Ciuffani. Mascia aggancia. Rolla. Tocco verso Passeri. Che cerca di aprire per l'inserimento di Angelotti. Yorfida in qualche modo in mezzo a due, esce alla grande il numero 3. Riparte con palla al piede. Gioca in avanti, vede lo di Firmini che non passa però. Alla fine però il calcio di punizione è suo. Mentre per quanto riguarda la fila Terese la situazione comincia a farsi piuttosto complicata, perché ha soltanto un punto che separa la squadra di De Angeli dalla zona rossa della classifica. Rimane a quota 11 punti conquistati in 10 partite la fila Terese, con solo 2 vittorie fin qui conquistate. Nelle prossime partite avrà 2 scontri molto delicati e complicati contro Monzone in casa e Pontasserchio in trasferta. Poi 4 scontri diretti con Pieve San Paolo, Ricortola, Dallas e Folgore Segromigno. Attacca ancora la Villa Francese con Caroli. Formentini prova a girarsi, Formentini, zona tiro con il destro, centrale, blocca Gavellotti. Testa di Rolla, arriva però Liccia su questo pallone. Manganelli, Conti rischia un po', perde il pallone, Rolla, Segnani si propone, Taddeucci, il pallone per lui, zona tiro, Taddeucci calcia in porta e trova un gol bellissimo, il numero 10 giallo-verde incastra l'incrocio, un destro terrificante e segna il gol del 2-4. Filattierese che, nonostante le difficoltà, nonostante il meno 3, nonostante l'uomo in meno, comunque con orgoglio fino alla fine gioca questa partita e segna il gol del 2-4 con un terra-aria meraviglioso di Taddeucci, sul quale Liccia non ha potuto fare nulla. Yorfida va a cercare le punte, chiusura di Dalle Lucche. Mascia, palla che è uscita, rimessa laterale per le Vespe, anzi no, si gioca ancora alla fine, la rimessa laterale, la rimessa in gioco perché si tratta di calcio di punizione, visto forse un fallo di mano il direttore di gara. Quindi sì, si ripartirà con un calcio di punizione per la fila Terese. Traversone al centro allontanato. È finita la selva.
La Villa Francese vince 4-2 in trasferta contro la Filatierese in un derby intenso ed emozionante. La sblocca subito Petazzoni, poi il raddoppio di Baldassini, nel mezzo l'espulsione di Scarpa, quindi Bresciani per lo 0-3, il 3-1 di Tozzi, il 4-1 giallo-nero con l'autogol di Dalilu, che alla fine il meraviglioso destro di Taddeucci a fissare il 2-4. La Villa Francese sale a quota 19 punti in classifica al terzo posto e nel prossimo turno sarà di scena il Bottero contro il Dallas Romagnano, mentre la Filatierese rimane a quota 11 e andrà contro il Monzone. Grazie per aver visto questo video e alla prossima.